portato all'attenzione occidentale grazie alle fortunate conversioni per PSP, il brand Monster Hunter approda su Wii, rappresentando per gli sviluppatori un'interessante occasione per rendere il titolo più accessibile, pur mantenendo la notevole profondità del gameplay e le peculiarità che l'hanno reso unico. Giungendo per la prima volta al villaggio immaginario di Toga, vi renderete immediatamente conto di far parte di un mondo vasto e complesso. Nei panni di un novello cacciatore, il vostro compito sarà quello di farvi le ossa tramite semplici missioni di caccia e raccolta, con lo scopo ultimo di mettervi sulle tracce delle creature più imponenti e minacciose, alzando al tempo stesso la qualità della vita del villaggio. Un completo ed esteso tutorial permetterà finalmente al giocatore di familiarizzare con i controlli di base, approcciando così il vasto mondo di gioco con un know-how sufficiente a cavarsela. Il gameplay si dividerà equamente tra rapide fasi di pianificazione presso il villaggio di Toga e lunghe sessioni di caccia nelle diverse ambientazioni, a loro volta divise in piccole aree numerate. Durante le prime avrete modo di interagire con i vari NPC, tra cui un'addetta alla caccia presso la quale procurarsi le missioni disponibili e l'erede dell'anziano del villaggio, che vi informerà sui beni più richiesti dal popolo. Altro tempo potrà essere speso nell'appartamento assegnatovi dalla comunità, il quale oltre a contenere un baule di riserva per l'equipaggiamento, potrà essere arredato con nuovi pezzi di mobilio. Avrete infine la possibilità di fare affari con i commercianti, tra cui una venditrice di armi, un fabbro ed una mercante di beni generici dove spendere i soldi e le risorse accumulate in missione in cambio di nuovo equipaggiamento. Quest'ultimo svolge una funzione fondamentale durante le fasi di caccia. Oltre al vasto arsenale di ispirazione medievale, che spazia abbondantemente dalle armi da taglia a quelle a proiettili, potrete accumulare una lunga serie di oggetti utili in missione. Dalle semplici pozioni di cura si passerà a marker per rintracciare particolari creature, bombe stordenti, oggetti per la pesca e la caccia subacquea e molti altri. Tenere ordine non si rivelerà complicato grazie ad un menu grafico ben studiato e facilmente accessibile anche durante le battaglie più concitate. L'equipaggiamento si rivela così assoluto protagonista ed il suo accumulo è una delle colonne portanti del gameplay. Questo si traduce in un approccio molto lento alle battaglie importanti, fatto di paziente raccolta di materiali e memorizzazione dei nomi di piante e creature in grado di fornire risorse necessarie allo scopo. È proprio qui che l'anima orientale di Monster Hunter si fa sentire più che mai. Il buon lavoro svolto dagli sviluppatori è comunque confermato dalla gratificazione che l'abbattimento di uno dei boss sarà in grado di procurare. Una volta completata la fase preparatoria, si potrà decidere di iniziare una delle missioni disponibili, oppure esplorare liberamente la mappa per allenarsi contro creature di media stazza. Le missioni che sarà possibile intraprendere si presentano idealmente divise tra caccia, raccolta e cattura. Il game over incorrerà solo in caso in cui perdiate i sensi per tre volte di seguito, esaurendo la vistosa barra della salute, oppure il completamento della missione vi richieda più del tempo specificato all'inizio, solitamente 50 minuti. In questi casi sarete riportati al villaggio e costretti a ricominciare. Completato un certo numero di missioni base, otterrete finalmente una missione urgente, che consisterà solitamente in una caccia grossa, ovvero il confronto con uno dei boss. Queste battaglie campali metteranno in ulteriore risalto la mancanza di una barra dell'energia che mostri lo stato dei nemici e la mancanza di un sistema di lock-on sui bersagli, la quale richiederà una certa pratica prima di permettere assoluta precisione nei colpi, ancor di più qualora si usasse un'arma a proiettili. Contribuire al benessere del villaggio di Toga non sarà solo una questione di pura caccia. Durante la vostra giornata di cacciatori sarete chiamati anche a pianificare con intelligenza le coltivazioni e le spedizioni navali, le quali svolte in maniera automatica dall'intelligenza artificiale potranno fruttare risorse utili tanto al popolo quanto ai vostri bisogni. Capcom si è prodigata al fine di offrire all'utenza Wii un'esperienza online che sfruttasse al massimo le capacità della console. Oltre ad eliminare la necessità di codici amico e ad integrare il Wii Speak, gli sviluppatori hanno creato un vero e proprio villaggio alternativo dove radunarsi con un massimo di 3 amici, dal quale partire per la caccia. Esattamente come a Toga, in esso troverete le quest di mercanti pronti a risolvere ogni bisogno. Condividere l'esperienza con uno o più amici potrà alleggerire i passaggi più tediosi e rendere la caccia di Monster Hunter 3 un'esperienza ancora più scorrevole ed indimenticabile. Per quanto ci è stato possibile provare, il netcode è discreto quanto a caricamenti e facilità d'utilizzo, ma una volta sul campo va incontro a fenomeni di asincronia nel rilevamento dei nemici. Per quanto si tratti di un fenomeno più sopportabile del vero lag, è comunque un difetto cosmetico non indifferente e si spera che possa essere aggiustato con un adeguato supporto. Nel complesso, il comparto online riesce nel difficile compito di alleggerire ulteriormente il gameplay e potrebbe allargare la fetta d'utenza interessata al titolo. Tecnicamente il lavoro svolto da Capcom è eccezionale.
Complici le piccole aree divise da brevissimi caricamenti in cui sono divise le mappe dei territori di caccia, il motore di gioco regala ampi sfondi, colori vivi ed una modellazione poligonale di tutto rispetto, senza influire mai sulla fluidità generale. A questo si aggiungono un design di ottima fattura, cutscene di qualità ed un comparto audio caratterizzato da una colonna sonora dal sapore epico, di grandissimo impatto, consacrando così un comparto tecnico di alto profilo. Il lavoro svolto da Capcom è ottimo su tutti i fronti. Il titolo si presenta più accessibile, graziato da controlli finalmente gestibili e corredato da un comparto online funzionale, che aggiunge valore ad una campagna già di per sé molto longeva e gratificante. Gli unici difetti sono da riscontrarsi in menu talvolta complessi ed antiquati, ed in una certa legnosità dei controlli, che insieme alla mancanza di lock sui nemici costringono a volte a qualche gioco di dita di troppo. Nonostante queste lievi mancanze, il nostro consiglio d'acquisto va a chiunque abbia voglia di immergersi completamente in un mondo nuovo, a patto naturalmente di avere a disposizione il tempo e la passione necessari a godere appieno della produzione. Per tutti gli appassionati del brand, invece, la qualità di questa realizzazione potrebbe bastare da sola a giustificare l'acquisto della console Nintendo.